Musica inclusiva, il tema approfondito questa mattina. Buongiorno Regione, da Anna Saccoccio con un'intervista all'insegnante veneziano Manuele Maestri, che lavora anche con associazioni del Trentino Alto Adige. Il mio progetto consiste sostanzialmente nel creare band con persone con disabilità, o miste, chiaramente. Quindi io sostanzialmente ogni giorno parto con la mia macchina, vado nelle associazioni che mi chiamano per fare l'attività, porto tutta l'attrezzatura nelle varie associazioni, conosco i ragazzi, capisco che cosa possono suonare i ragazzi e come, e da là iniziamo a costruire i brani. E sono delle attrezzature anche molto particolari, degli strumenti diversi, perché? Sì, perché ovviamente devono superare dei limiti fisici, che hanno queste persone. Per esempio, un'ultima cosa che ho creato è una chitarra per chi ha una mano sola. Bisogna costruire sempre sulla persona. Io lavoro sia con disabilità fisiche che cognitive. Per esempio, in Trentino lavoro con la UIDM di Bolzano, distrofia muscolare. Bolzano ha un progetto in programma. Di cosa si tratta esattamente? Sì, stiamo cercando di costruire un live insieme ad un'orchestra di Desenzano, dove quindi si creerà un ensemble misto, quindi persone normodotate insieme a persone con disabilità. Negli utenti, nelle persone, nei ragazzi e nelle ragazze con cui lavora, cosa vede quando praticano questa attività di musica inclusiva? Che riscontro ha? Beh, ovviamente per la maggior parte è una nuova esperienza. Quindi anche una nuova sfida. Si divertono ovviamente, è una cosa positiva. Provano nuove esperienze, l'idea di suonare su un palco davanti a un pubblico, tutte cose che non hanno mai provato. Manuele Maestri, per chi volesse contattarla, dove la possono trovare? Mi possono trovare in Facebook, Musica Senza Confini, in Instagram e nel sito web musicasenzaconfini.com.